Oggi parliamo di Mater Dolcissima, scritta da Roberta Palopoli, edito da Immersioni. È un libro che nella mia recensione definisco crudo e senza pietà e spietato. Inizia tutto con la scena di Lorenzo che chiede di poter sposare Betta. Lo chiede a cena ai genitori di lei. E noi vediamo la scena con gli occhi della sorella, che cova invidia e rancore. Nonostante sia molto affezionata a Betta, non riesce ad essere felice per lei. Lorenzo non le piace, non le va proprio a genio. Lorenzo e Betta si sposano, eccetera, hanno un figlio, Marco. A questo punto però viene diagnosticata a Betta una brutta malattia, incurabile. E sul letto di morte strappa una promessa a marito e sorella, una promessa assurda. La sorella non vorrebbe, ma promette perché tanto Betta sta morendo, il marito idem promette. Solo che il marito vuole onorare la parola data e quindi costringe Anna, appunto che è la sorella, a rispettare quello che è stato promesso. E qui inizia una vita falsa, sprecata. L'attrice va veloce lungo gli anni, si sofferma su alcuni episodi, ma l'idea è proprio quella, mentre lo leggi, ti sfugge tutta la vita che scivola via dalle dita senza essere mai veramente assaporata. Loro cercano soddisfazioni effimere, quindi hanno amanti, sesso, lavoro, soddisfazione sul lavoro, se vuoi, soldi, cene, tutto quanto, ma non c'è mai la soddisfazione. La storia viene raccontata soprattutto tramite gli occhi di Anna e lei dà la colpa di tutto agli altri, mai che si assuma la responsabilità della propria felicità. È una infelice e vive ancora nei ricordi del passato, di quello che è stato, ovviamente che non è stato realmente, ma che lei abbellisce, che le sembra tutto, oh, wow. E di quello che avrebbe potuto essere, però di fatto non fa nulla per modificare la sua situazione. C'è solo una persona, alla fine del libro che vede esattamente come sono loro e dice: nonostante voi abbiate i soldi, siete dei poveracci, siete tristissimi, non riuscite a godervi la vita. E devo dire che la Palopoli è molto brava. Mi è piaciuto molto anche il fatto proprio che andasse velocemente nelle varie fasi della vita senza soffermarsi troppo. E che questa idea di vite sprecate ti arriva quando chiudi il libro, anche prima, dici: porca paletta, veramente? Ma si può essere così? Che poi un po' lo facciamo tutti, sicuramente, sprechiamo pezzi delle nostre vite, ma una vita intera voglio ben sperare che nessuno di noi la sprechi in questo modo. Sicuramente lo consiglio. Ricordo Mater Dolcissima, scritto da Roberta Palopoli ed edito da Emersioni. Buone letture.